un Arezzo veramente quasi sconvolgente, un pareggio a Siena in due uomini in meno con un rigore parato a 13 a 4, minuti alla sì, fine. Fine. No, una partita molto importante, condivido quello che ha detto mister D'Accanto, c'è cioè sicuramente un passo in avanti, ci sono da evitare alcuni errori, ecco, l'errore clamoroso di Basit, perché un giocatore già ammonito non può entrare in, diciamo un'entrata a centrocampo da dietro, che era già forse quell'entrata quasi un sinonimo da espulsione, quindi sinceramente questo ragazzo che è anche molto bravo ma deve crescere, perché con Arzachena ha perso una palla davanti alla difesa, abbiamo preso rete, gioca in una zona del campo molto delicata e deve, è giovane, però chiaramente deve capire che non può fare questi errori. Anche il fallo di Sala, devo dire, sarà un po' ingenuo, perché non so se hai visto le immagini, c'è una trattenuta evidente in aria, era già stato ammonito, quindi doppia ammonizione e espulsione, solo perché Pelagotti ha fatto il miracolo di parare il rigore, perché un'eventuale marcatura a quel momento lì in 9 avrebbe condizionato la partita. Però a parte questi due errori, possiamo dire, di gioventù, la squadra si è mossa bene e nel primo tempo ha avuto anche un paio di occasioni importanti. Ma poi soprattutto reggere un quarto d'ora in 9 vuol dire avere modificato... vuol dire avere una solidità difensiva importante, cosa che ha dimostrato anche nelle altre partite, perché l'Arezzo ha subito poche reti. Vieni caro, brindiamo all'Arezzo che ha pareggiato a Siena e soprattutto brindiamo alla punta che ci comprerà, no? La cava non ce la compra? Penso che un terminale offensivo a questa squadra manchi, però in questo momento accontentiamoci di quello che vediamo. Non sono secondo me male, devono essere anche sfruttati, fatti giocare più anche Brunori e Persano, perché per dire, se posso fare una critica, tanto noi siamo abituati a criticare al mister, io Brunori l'avrei fatto giocare, non l'avrei fatto giocare Belloni, perché è stato fermo due giornate, entrare in campo una partita così difficile sinceramente mi è sembrata adesso un po' spuntata, ecco, con la scelta di fa giocare il Belloni, però è chiaro, il mister li vede durante la settimana, sa cosa fare. Visto che Morgana giustamente ci ha offerto il caffè, onoriamo. Prendo dopo io il caffè, due minuti. Sai che la prossima partita giochiamo io di vorrei di sera. Chiudere dicendo che siamo con la Triestina. No, con chi siamo? La Triestina. Comunque c'è la Triestina, il nostro ex mister Pavanelli. Ho parlato con Somma ieri. No, si arriva col Ponte d'Era. Col Ponte d'Era. Ma è vicino, Trieste Ponte. Un attimo, è uscita dopo. Fa poco il coglione. Si gioca il lunedì alle 20:45. E siamo in diretta su Rai Sport. Ho parlato con Mario Somma che farà la telecronaca Rai Sport. Esatto, mi ha detto ci vediamo allo stadio, perché non ci può dare. È tuo amico, un'intervista. Mario Somma. Sì, sì. Non ci può dare però un'intervista, perché ha un'esclusiva Rai che non glielo permette. Va bene, faremo anche una ragione di questo.